Ci troviamo a Figline di Prato, ad appena 10 minuti dal centro della città, un paese conosciuto soprattutto per la sua vicinanza con la cava del famoso marmo verde di Prato. La ricchezza di questo borgo, però, non risiede solamente nel marmo verde. Figline di Prato ha ispirato, attraverso le sue opere d'arte, alcuni importanti artisti e architetti. Sicuramente degna di essere visitata è la chiesa di San Pietro a Figline. Affrescata da Pietro Nelli, artista che ha decorato anche la chiesa di San Lorenzo a Signa e la chiesa di San Miniato a Monte a Firenze, San Pietro a Figline è uno dei primi esempi dell'uso del marmo verde nell'architettura, come dimostra la facciata della chiesa. Ma l'opera d'arte di maggiore importanza è sicuramente il tabernacolo di Sant'Anna Metterza. Abbiamo chiesto a Don Giuseppe Billi, parroco della chiesa e già storico dell'arte, di parlarci dell'opera. Siamo nella prima metà del 400, anzi addirittura forse nel 300. Il tabernacolo di Sant'Anna Metterza è stata finalmente definito e attribuito l'opera ad Agnolo Gaddi, fondatore del Gotico Internazionale. Tra l'altro era alla corte di uno dei grandi di Prato, che era Emilio Ratti. Secondo uno studio importante di un architetto, ha trovato un'altra metà, quindi deve essere una cosa enorme. Si chiama Sant'Anna Metterza perché c'è Sant'Anna, prima generazione, la seconda la Madonna e terzo il bambino. E siccome è precedente a Masaccio e Masolino, è chiaro che Masaccio e Masolino sono venuti qui, venivano tutti qui gli artisti per via del marmo verde. Pensate, a Figline c'era addirittura il potere di Donatello. C'è questa annunciazione, una bellezza unica. C'è questa Madonna che è d'una bellezza e anche di una purezza e tecnica e figurativa che non c'è in altri posti. Poi gli altri santi, è chiaro, qui abbiamo Sant'Antonio Abate, il santo dei bambini, che è San Nicola di Bari. C'è soltanto i frammenti superiori dei due patroni di Prato, che sono Santo Stefano e San Giovanni Battista. È di una bellezza unica. Ringraziamo Don Giuseppe Billi per il suo tempo e per aver condiviso con noi il suo amore per l'arte. Ci auguriamo che questo servizio consenta a più persone di conoscere questo piccolo gioiello vicino Prato.